avete presente quando fate la cassettina del futuro? Mio papà nel bauletto ha fatto la cassettina del futuro. Al suo interno ho trovato, direttamente dagli anni 80, le ganasce Newfren.
registrando, non so se lo pubblicherò, ma signore e signori, rodaggio Vespa PK 50S. Che dire ragazzi, si sta comportando benissimo, chiaramente ogni tanto gli do una stirata, ma cerco di fare un rodaggio tranquillo, molto costante, dall'andatura serena, insomma, giusto per non rischiare di fare un brutto rodaggio e avere poi un motore che dà problemi tra qualche chilometro. Stiamo andando in direzione Caltanissetta, abbiamo già fatto diversi chilometri da Enna fino a Barrafranca. Adesso prendiamo la Santa Barbara e saliamo su per Caltanissetta. Vediamo di fare questo giretto e accumulare un po' di chilometri. Siamo molto tranquilli, abbiamo il meccanico a seguito. Ponte storico questo di Capodarso, sede di un rally che vede le auto impegnate a risalire questo tratto di strada. La partenza è più o meno qui, in questo punto, vedete le strisciate nere a terra, la parte gommata tipica delle partenze a strappo delle macchine. Vedete, non scalo e non aumento di marcia, vado costante con questa mia andatura. Qui Davide chiaramente ha già un motore pronto, è un motore ben rodato e quindi può permettersi di accelerare in quel modo. Ecco qui il tratto di curve che, diciamo, è la parte più sinuosa del tracciato. Questa è la prima ripresa che stiamo facendo, quindi non so in realtà che cosa state guardando, perché di solito con la rossa abbiamo sempre lo sterzo un po' davanti, essendo più alta. Lei ha un motore che risponde tantissimo immediatamente, fatto apposta per questi tracciati, per i tragitti che noi facciamo, è diciamo molto coppiosa, soprattutto ai bassi. Vedendo Davide che va così, viene la tentazione di stirarla, ma anche se so che comunque andrebbe molto più veloce, non lo faccio. Pazienza, lo facciamo rodare con tranquillità, con serenità, come ho detto poc'anzi.
e aspettiamo la fine del rodaggio per testare davvero questo cilindro. Abbiamo montato su questa Vespa un 130DR, è un buon compromesso tra coppia e allungo. Non vi svelerò mai dettagli su questo motore. Se li chiedete privatamente, vi diamo qualche notizia in più. Anche perché i settaggi a volte sono molto personali, dettati dall'esperienza e non soltanto dalla conoscenza tecnica che i meccanici hanno. Quindi ognuno ha la propria arte, la propria magia. La sensazione alla guida è molto strana perché, anche se sto andando molto piano, come potete vedere non sto ottenendo una velocità eccessiva per il tipo di motore che abbiamo, ma vi assicuro che sono in quarta di salita e lei vorrebbe andare con costanza. Anche le curve strette, se si impostano bene, si possono tranquillamente percorrere, quindi ha una percorrenza davvero godibile. Anzi, vi dirò di più, se apro il gas in accelerazione risponde immediatamente, anche di salita. È sempre pronta, sempre reattiva, come avevo chiesto al mio meccanico. Adesso siamo su un tratto pianeggiante, quindi rallento un pochettino, cerco di mantenere sempre la stessa velocità. Di nuovo in salita ed ecco la quarta. Staccatona, ogni tanto la richiamiamo. Abbiamo montato veramente un buon motore, secondo me, turistica, ma comunque con una grande risposta. Per quanto riguarda i consumi, siamo riusciti comunque a contenerli, nonostante la cilindrata originale sia molto molto distante dalla situazione attuale. L'uso che ne faremo non mi ha consentito di montare un'espansione come quella di Davide, ad esempio, o di Clemente, ma abbiamo optato per uno scarico esteticamente originale, ma che comunque non lo è, quindi la prestazione non sarà sicuramente piena come le Vespe che ho appena citato, ma comunque sanno difendersi abbastanza bene. Spero che quest'audio si senta, anche se è la prima volta che registro su questo mezzo e con queste condizioni di vento non so onestamente che cosa si senta. Tenerla in quarta nonostante tutto, comunque vedete sta riprendendo la sua marcia.
e con un filo di gas riporta l'andatura alla stessa velocità iniziale. Incredibile, incredibile per me che sono abituato al PX, nonostante sia un 150, vi posso garantire che questi cinquantini sono su un altro livello, completamente un altro pianeta. E questo credo sia il motivo per cui Vespa comunque ha avuto il successo che negli anni precedenti ha avuto e tuttora sta tornando ad avere, soprattutto tra i ragazzi. Grazie a queste preparazioni, grazie ai produttori che comunque stanno tirando fuori dei prodotti veramente eccezionali, che riescono ad esaltare le prestazioni di questi mezzi. Veramente, veramente una buona preparazione. Eccoci appena arrivati al benzinaio, adesso controlleremo il livello del carburante. Come vi dicevo in altri video, girando per i paesini abbiamo sempre queste particolarità, queste chicche le andiamo trovando in giro. Qui abbiamo una Renault 5 GT Turbo e lì un'altra bella sorpresa. Una Mini Mach, bellissima. E allora, che ne pensi, Davide? Come si sta comportando? Io dico che la Vespa va benissimo. Giustamente ancora il motore si deve sciogliere, però oggi stiamo facendo abbastanza chilometri. Devo dire che si comporta abbastanza bene. Rogna non ne sta dando. E questo colore? Bellissimo. Se tu mi chiedi che colore è, io non ti so rispondere, perché una volta rimane in un modo, una volta... A seconda come riflette la luce del sole cambia colore, spettacolare, veramente. E dire che la scelta è stata mantenere un po' l'originalità con un colore che a me non è mai piaciuto, il verde, tu lo sai, però sto notando che molti la guardano, forse se ne vedono pochissime così. Secondo me non ce n'è, a Enna sei l'unico. Poi questa è una versione particolare, quindi... Ha fatto bene che ha mantenuto lo stile originale. Bravo Angelo, numero uno. Bravo Davide, numero uno. Motore che non sta dando assolutamente problemi. E avanti ragazzi, rimettiamoci in marcia. Allora, detto questo, vi dico che ancora non è completa, manca qualcosina, qualche dettaglio, ma solamente per un mio puntiglio di volere trovare il suo pezzo originale. Per esempio il contachilometri è ancora il suo, purtroppo non funziona e sto aspettando di trovarne uno identico e originale. Oppure, nel caso non lo trovassimo, un aftermarket come ultima spiaggia potrebbe anche fare a caso nostro. È incredibile, ragazzi. Voi non vedete la pendenza, ma... Guardate in terza come spinge, come vola. Guarda! Ricordiamo PK50S e le start.
andate in terza. Impensabile con il mio PX fare qualcosa del genere. Adesso capisco perché nelle uscite precedenti con il PX avevo difficoltà a stare dietro a loro e avevano dei semplici cinquantini, chiaramente un motivo c'era e ho scoperto quale. Hanno un'agilità completamente differente, sembrano quasi delle bici per quanto sono leggere, per quanto entrando in curva, impostando una buona traiettoria, guardate, come la metti dentro, lei segue la sua traiettoria, anche l'accelerazione in frenata, diciamo che per Vespa io non mi aspetterei una reazione di questo tipo, conoscendo i pesi e la ripartizione, ci si aspetta uno sbilanciamento diverso. Invece comunque la guida è abbastanza godereccia. È ancora prestissimo, perché come sempre noi queste cose le facciamo nelle mattine per avere la temperatura corretta e poter fare un po' di guida tranquilla e non sotto il sole cocente. Come dicevo, prima che Davide poggiasse la sua MTM Marri, queste sono le temperature ideali per fare quello che noi stiamo facendo, quindi un giretto di prova, un inizio di rodaggio. Vediamo la terza, cioè incredibile, incredibile veramente, va in progressione immediatamente e sto usando un filo di gas, non voglio accelerare al massimo, quindi immaginate quando scioglierà il cilindro e si accelera, diciamo, quasi al fondo, che cosa può fare un mezzo di questo tipo. La tratta di oggi comunque è una tratta molto tranquilla, molto breve, non faremo i soliti nostri chilometri. Qui ancora le balle di fieno. Ormai non se ne vedono quasi più. Il nostro territorio comunque offre veramente delle rarità, delle perle. Ogni angolo, ogni scorcio ci lascia sempre stupiti. La bellezza della Sicilia è proprio questa, un territorio molto vario che vede la presenza del mare, delle coste, ma comunque di tratti di pianura come di colline e poi montagne, monti, quindi una regione variegata che ti mostra davvero la sua anima percorrendola. Se poi lo si fa a bordo di questo tipo di mezzi ci si gode appieno l'esperienza. In questi video non vedrete quello che noi facciamo durante le soste, perché non avrebbe senso. Lascio vedere il percorso, il tragitto, per farvi godere un po' di paesaggio, ma le vere esperienze poi si fanno durante le soste nei luoghi prescelti, nei nostri itinerari. Questo di oggi ha soltanto lo scopo di provare la Vespa, di vedere se ci sono problemi. Come sempre, noi prima di mettere in campo i nostri mezzi li testiamo sulla nostra pelle.
per essere sicuri che nel momento in cui vi vengono consegnati abbiate l'esperienza migliore, diciamo, che possiamo offrire. Davide, come vedete, ha una preparazione allucinante del motore. In continuazione, non lo so, è il secondo mio amore. Santa Caterina Villahermosa, stiamo facendo una piccola sosta e poi proseguiamo. Sosta raffreddamento e ultimi controlli. Villahermosa adesso unica tirata perenne, ragazzi. Abbiamo fatto queste salite di Ponte 5 Archi completamente stupiti dal comportamento. Veramente con poco sforzo, tanta coppia. Allora Davide, lo possiamo dire ormai, penso, no? Tu con questa Vespa puoi arrivare in America. Organizziamo sto viaggio. Dai, restauro riuscito, affidabilità approvata. Vedremo adesso con i lunghi chilometraggi come si comporterà. Abbiamo fatto un bel giretto, piccolo ma adatto a testare le capacità di questa new entry, e la vedrete prossimamente in giri molto molto più impegnativi. E via, in apertura di nuovo, staccatona! La teniamo con un filo di gas e via, apertura di nuovo, staccatona, la Vespa si scompone, di nuovo in accelerazione e staccatona. E via, all'apertura, gas a fondo, terza, quarta. Fantastico, fantastico, davvero. Fantastico davvero. Incredibile. Ecco il motivo delle mie sofferenze continue a seguire questi cinquantini indemoniati. Veramente molto, molto divertente la guida. Ecco Enna sullo sfondo.
Davide, vai, faccela sentire. Allora, sentiamo Davide in uscita, si sta preparando, via! Rispondo a coloro che mi hanno chiesto quanto costa il restauro di un mezzo del genere. Beh, il costo dipende da tanti fattori, sicuramente parte di quel costo è riservato, diciamo, all'acquisto. È anche vero che poi le strade che si possono intraprendere sono tantissime, si può fare un restauro in tanti modi. Noi abbiamo scelto di farlo bene, quindi sicuramente la strada più costosa, però è anche quella che ti dà più soddisfazioni. A volte il risparmiare non porta ad avere buoni risultati e soprattutto porta con sé tanti rimorsi: avrei potuto fare questo piuttosto che quest'altra cosa. Quindi il consiglio che vi posso dare, da ormai esperti nei restauri sia di mezzi a due ruote che a quattro, è quello di non cercare scorciatoie, di fare anche piccoli passi per volta, ma fare il lavoro fatto bene una volta. La via del risparmio spesso porta a dover rimaneggiare il pezzo tante volte, quindi sicuramente non è la scelta migliore e sicuramente non è quella che davvero vi fa risparmiare. Quindi scegliete bene i vostri mezzi. Se non conoscete il pezzo e la sua storia, non conoscete i dettagli, portate con voi un esperto, comunque una persona del campo, del mestiere, e fate la scelta migliore, facendolo aiutare da un professionista. Ecco il nostro arrivo ad Enna. In questo periodo credo siano veramente deserte, praticamente non c'è nessuno. Terza per una salita impegnativa presa a velocità ridotta, quindi risponde benissimo, risponde davvero bene, nulla da dire, davvero nulla da dire. Oggi è domenica, tra l'altro, quindi negozi chiusi. Qui è completamente libero per noi. Wow, wow, che ripresa, ragazzi, che ripresa. Andiamo verso Pergusa, ma prima devo fare una sosta per far vedere la Vespa finita a un amico, e quindi chiudiamo il video qui
Vi aspettiamo di nuovo sullo stesso canale per vedere con Davide intorno, non si riesce a finire la frase, sono costretto a tagliare qua e là. Dicevo, rimanete con noi per vedere altre avventure. Alla prossima, amici!